I podcast di La 7 ovunque con te. Atlantide. 2012 aveva organizzato l'esplosivo per far saltare in aria il suo nemico numero uno, che era il magistrato più impegnato nelle indagini su Cosa Nostra e che oggi è il magistrato più protetto d'Italia, il procuratore Nino Di Matteo. Buonasera. Buonasera. Procuratore, allora, io comincerei proprio da questo, cioè Totò Riina in carcere si lamentava del fatto che Matteo Messina Denaro avesse smesso, diciamo, di perseguire questa strategia delle bombe che invece nel 2012 aveva abbondantemente, Matteo Messina Denaro aveva abbondantemente ripreso in mano per far fuori lei. Guardi, io di quel periodo delle intercettazioni ambientali che hanno riguardato le conversazioni di Riina nel cortile esterno al carcere di Opera, sì, con il suo compagno di socialità, sì. Ricordo tutto nitidamente. Immagino. Ricordo intanto che l'idea di poter cercare di intercettare Riina non in un luogo chiuso dove davamo per scontato che lui desse per scontata l'intercettazione, ma in un luogo aperto, ci venne dopo che ricevemmo una nota della polizia penitenziaria. Ci scrissero quegli agenti che mentre andava dalla cella alla saletta dove avrebbe partecipato in videoconferenza all'udienza del processo trattativa Stato-mafia, Riina disse loro: non sono stato io a cercare lo Stato, è stato lo Stato a cercarmi. Capimmo da quella frase che forse Riina poteva anche parlare con il suo compagno di socialità della questione e riuscimmo in maniera molto avventurosa, complicata. Ma complicata, a piazzare le microspie in quel cortile esterno. Da allora e per 4 mesi, grazie ad una professionalità incredibile e ad una dedizione eccezionale, soprattutto di 2 funzionari della DIA di Palermo, che voglio ricordare per cognome, il commissario Bonferraro e il maresciallo Merenda, abbiamo vissuto in diretta la mafia, il pensiero di Riina. E guardi che quelle intercettazioni sono state da più giudici poi ritenute genuine, nel senso che in quel luogo Riina non sospettava di essere intercettato e quei giudici lo hanno scritto sulla base di una serie di elementi di fatto molto precisi. In alcune di quelle intercettazioni, devo dire più volte, Riina faceva riferimento alla sua volontà di uccidermi, alla sua volontà di trasmettere fuori all'esterno l'ordine di uccidermi. Diceva che dovevo fare la fine di Falcone, dovevo fare la fine del tonno, che si doveva fare presto e si doveva tornare ad un attentato come quelli del 1992. In quel momento Riina si lamentava del fatto che Matteo Messina Denaro non aveva, dopo l'arresto di Riina, continuato, e dopo le stragi del 93, la campagna stragista. Certo. Si lamentava del fatto che in qualche modo Matteo Messina Denaro si era, tra virgolette, dedicato maggiormente agli affari suoi, ma anche agli affari economici dell'organizzazione Cosa Nostra. Però dopo poco tempo la Procura di Palermo e la Procura di Caltanissetta hanno scoperto, a partire dalle dichiarazioni di un collaboratore a sua volta ritenuto attendibile, Vito Galatolo, che in realtà la Cosa Nostra palermitana aveva ricevuto da Matteo Messina Denaro l'ordine di preparare un attentato nei miei confronti. C'è stata questa singolare, tra virgolette, coincidenza temporale. Devo dire che questo, al di là della questione personale della quale ovviamente non mi piace parlare, però va ricordato a mio avviso, perché con troppa facilità e troppa superficialità a mio avviso si dice che Cosa Nostra dal 1994 ha abbandonato per sempre la strategia stragista. È andata in immersione. Esatto. Se questi fatti che sono venuti fuori dalle intercettazioni e dalle dichiarazioni di un pentito ritenuto attendibile, che ha parlato addirittura dell'acquisto di esplosivo per organizzare quell'attentato,
sono reali, come i giudici dicono essere effettive quelle situazioni descritte, allora non è vero che dal 1994 Cosa Nostra esclude di poter fare attentati laddove lo ritenesse necessario. Lei se lo sarà domandato, ovviamente la risposta più banale, lei in quel momento stava conducendo l'inchiesta sulla trattativa Stato-mafia, ma di cosa aveva paura Riina? Perché la considerava un magistrato da fare fuori, da eliminare? Guardi, ovviamente io non voglio fare considerazioni, non voglio rappresentare mie opinioni, posso raccontare soltanto un fatto che ho vissuto direttamente. È stato il primo impatto con quel collaboratore di giustizia, Vito Galatolo, che allora non era collaboratore di giustizia. Scrisse una lettera alla Procura di Palermo chiedendo di conferire con il magistrato Di Matteo. Io andai con un ufficiale di polizia giudiziaria. Lui, non volendo verbalizzare nulla, mi disse subito, era molto agitato, quasi tremante, che dovevo stare molto attento perché, disse lui, erano molto avanti nella preparazione di un attentato nei miei confronti. Io chiaramente non potevo raccogliere quelle dichiarazioni, ma lui mi disse subito che non le voleva verbalizzare, anche se poi il maresciallo che era con me annotò e presentò una relazione di servizio. Chiesi soltanto una cosa, ma perché? E la risposta? Ma la risposta fu laconica, ma non la dimenticherò mai, l'ho riferita anche testimoniando in corte d'assise a Caltanissetta in un processo. C'era una fotografia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Quella classica, diciamo. Quella classica che si vede in molti uffici pubblici, in molte stanze dei magistrati e anche in molti locali delle carceri. E lui indicò Falcone, mi disse non come quello, ma come l'altro. Cioè come Borsellino. Lui disse così, vide la mia perplessità e disse soltanto ce lo hanno chiesto. Poi ovviamente... Che è la frase che Riina disse ai suoi quando fece la riunione prima di uccidere Borsellino. Cioè lo dobbiamo fare, ce l'hanno chiesto. È una frase che riecheggia quella che Riina pronunciò davanti agli altri componenti della commissione provinciale di Cosa Nostra, la cosiddetta cupola, per usare un termine giornalistico, a casa di Mariano Guddo, dietro un'altra clinica, Villa Serena a Palermo, quando dopo Capaci c'è sempre disse una clinica qua ogni volta che si dopo Capaci disse dobbiamo uccidere Borsellino, alle perplessità che gli rappresentarono gli altri capi mafia, lui disse lo dobbiamo fare ora, la responsabilità è mia. Lo dobbiamo fare ora, ce l'hanno chiesto. Senta, procuratore Di Matteo, che cosa ci dicono questi 30 anni di latitanza di Matteo Messina Denaro? Guardi, una premessa. Lunedì 16 gennaio è stato un giorno importante, una tappa importante nella lotta alla mafia, perché finalmente è stato assicurato alla giustizia un soggetto che era condannato, che è condannato definitivamente per numerosissimi omicidi, per tutte le stragi del 92 e del 93. Mi faccia ricordare il piccolo Giuseppe Di Matteo, sciolto nell'acido, insomma, voglio dire, quello come simbolo, diciamo, di tutti i delitti che ha compiuto Matteo Messina Denaro, e poi c'è il capitolo delle stragi. Per tornare a rispondere alla sua domanda, è oggettivamente scandaloso che oggi, all'epoca delle tecnologie più avanzate, della preparazione che è riconosciuta da tutti, delle nostre forze di polizia, un soggetto sia latitante per 30 anni e resti latitante per 30 anni. In questi 30 anni, a partire soprattutto dal 2006, dopo che è stato catturato Bernardo Provenzano a Montagna dei Cavalli nell'aprile del 2006, si è detto di tutto sulla latitanza di Matteo Messina Denaro. Molti hanno detto che era morto, altri hanno pensato che si fosse rifatto i connotati o che abitasse stabilmente all'estero. Le cronache di questi giorni dimostrano il contrario. È stato
rintracciato Matteo Messina Denaro a casa sua. A casa sua, il suo volto è assolutamente simile, per non dire identico, a quello che era stato ricostruito abilmente con eccezionale professionalità nel fotofit della polizia. È stato arrestato un soggetto che poi abbiamo saputo nell'ultimo anno o due anni avere abitato a Campobello di Mazara, un soggetto che ha girato con un documento di un'altra persona, sempre di Campobello di Mazara, che stava lì. È stato arrestato in una clinica frequentata quotidianamente da centinaia di persone. Si è detto e si è accertato che utilizzava dei normali telefonini, che aveva scambiato il suo numero con altri pazienti, che si scambiava messaggi. Abbiamo visto anche delle fotografie che si è scattato con un selfie assieme ad altri pazienti. Con un medico, sì. Allora, io credo che veramente, come ho ascoltato nell'introduzione di questa puntata, di questa inchiesta giornalistica importante, le indagini cominciano ora. Certo. Perché di fronte a certi comportamenti così apparentemente incauti, credo che l'alternativa sia abbastanza chiara. O Matteo Messina Denaro si sentiva talmente protetto a livelli alti da adottare questi comportamenti così incauti, certo che non lo avrebbero mai arrestato, oppure si è fatto arrestare. Guardi, oppure ha accettato l'idea nell'ultimo periodo di essere arrestato non facendo nulla per nascondersi. Sì. Senta, su questa rete, in una puntata di Non è l'Arena, Salvatore Baiardo, che è un personaggio molto discusso e discutibile, considerato molto vicino ai fratelli Graviano, a un certo punto, due mesi fa, disse: sta male, Matteo Messina Denaro sta male, può darsi che insomma in qualche modo si faccia arrestare, perché questo aprirebbe la strada forse alla scarcerazione dei due fratelli Graviano. Peraltro va aggiunto che questa voce, che lui stesse male, circolava un po' dappertutto, i giornalisti l'avevano sentita, era finita sui giornali, cioè non era, però lui aggiunge questo particolare del possibile, diciamo, scambio, no? Tra il suo arresto e la libertà in qualche modo per i due fratelli Graviano, che, considerati insieme a lui i bambini di Riina, i picciotti di Riina, che insieme a lui avevano organizzato le stragi e che sono quelli che non hanno ancora mai aperto bocca su quella stagione. Quando ho ascoltato quella intervista, mi pare a novembre, sì, dell'anno scorso, rimasi colpito dalla nettezza delle dichiarazioni del Baiardo. Intanto non era così scontato che il Matteo Messina Denaro fosse ammalato gravemente, ma soprattutto rimasi colpito dal riferimento temporale. Mi pare che il Baiardo ha detto che sarebbe stato arrestato da lì a pochi mesi. Sì. Allora, questa situazione va approfondita, non è assolutamente da prendere sotto gamba o da trascurare, soprattutto se si considera che Baiardo è stato un uomo particolarmente vicino a Giuseppe Filippo Graviano, non è un mafioso doc, ma un uomo vicino e amico di Giuseppe Filippo Graviano. Sbaglio se dico che addirittura li accompagnava in alcuni incontri che dovevano avere. Lui è stato condannato definitivamente per favoreggiamento proprio in relazione all'attività di ausilio all'epoca alla latitanza, sì, dei fratelli Graviano, proprio nel periodo caldo del 92-93 soprattutto. Sì. E allora diventa difficile credere che queste dichiarazioni, anche così nette, così precise, così insinuanti, le abbia fatte senza avvertire, o addirittura senza il consenso, o addirittura senza essere mandato dai fratelli Graviano. Io non credo, né le ho intese come una situazione limitata allo scambio eventuale di situazioni, l'arresto avverso la liberazione dei fratelli Graviano. Io penso che quella dell'ergastolo ostativo, che quella, cioè il fine pena mai, del fine pena mai, quella della possibilità che gli stragisti
arrestati già nel 93-94, oggi dopo 30 anni escano dal carcere, è un obiettivo di tutta Cosa Nostra, non soltanto dei Graviano, è un obiettivo di tutti gli stragisti di Cosa Nostra. Io non credo che loro si siano rassegnati a morire in carcere. Ce ne sono di soggetti anche abbastanza giovani che potrebbero aspirare ad una vita in libertà ancora significativa. Senta, noi abbiamo parlato, io ho parlato prima delle differenze sostanziali che ci sono state tra l'arresto di Totò Riina il 15 gennaio del 93 e l'arresto di Matteo Messina Denaro 3 giorni fa, nel senso che sono state fatte oggi delle cose che 30 anni fa non vennero fatte e che tuttora suscitano, diciamo, interrogativi piuttosto inquietanti. Procuratore Di Matteo, insomma, sono immagini che continuano a fare impressione. Certo, c'è una bella differenza tra, diciamo, gli occhi spaventati di Riina e la tranquillità di Matteo Messina Denaro, il quale, secondo il procuratore di Palermo, ha goduto della protezione della cosiddetta, lui l'ha chiamata, la mafia borghese. Però lei poi, in una intervista, insomma, in un commento, ha detto: la mafia borghese sì, ma c'è sicuramente qualcosa di più alto, che in qualche modo, diciamo, lei ha anticipato in questo libro scritto con Saverio Lodato, Il patto sporco e il silenzio, no? Cioè, Matteo Messina Denaro era il depositario di questi segreti, la sua assicurazione, in qualche modo, se vogliamo dire così, sulla libertà, grazie al fatto che, appunto, c'era chi doveva temere moltissimo da eventuali sue rivelazioni. Il procuratore De Lucia, con la sua grande esperienza e professionalità, sa bene che cosa è la borghesia mafiosa. Si è occupato di molti processi che hanno accertato come tra gli uomini di Cosa Nostra ci siano anche medici, imprenditori, colletti bianchi, e si è occupato, spesso ce ne siamo occupati insieme, di indagini e processi le quali è venuto fuori che altri colletti bianchi, pur non essendo organici a Cosa Nostra, comunque hanno consapevolmente contribuito al conseguimento degli scopi criminali dell'organizzazione mafiosa. Che intendeva lei quando ha detto sì, ok, però c'è anche qualcosa di più, dobbiamo guardare più in alto? Intendevo semplicemente dire che non dobbiamo dimenticare quanto è accaduto in passato. Non dobbiamo, per esempio, dimenticare quanto è accaduto a proposito della latitanza di Provenzano. Adesso non parlo io, ma parlano i giudici di appello del procedimento della trattativa Stato-mafia, cioè quei giudici che pure hanno assolto alcuni degli imputati istituzionali. Condannando i mafiosi. Quindi sono le parole di quei giudici, non di giudici apertamente e acriticamente schierati sulla tesi del PM. Che cosa scrivono nella motivazione della sentenza quei giudici? Che a un certo punto quegli alti ufficiali del ROS di allora, che avevano intrapreso il dialogo a distanza per il tramite di Vito Ciancimino con la mafia, hanno ritenuto per alcuni anni di favorire la latitanza di Provenzano. Dice la sentenza: per indicibili ragioni di interesse nazionale, cioè perché in quel momento si riteneva che lasciare libero Bernardo Provenzano fosse funzionale a garantirne la forza e la potenza rispetto ad un altro schieramento, che era quello di Riina, che era quello, no, a quel punto, quello stragista, quello a quel punto di Matteo Messina Denaro, dei fratelli, certo, Graviano. Si dice in quella sentenza che in quel momento lo Stato si alleò in qualche modo con un nemico per contrastare un nemico ancora più pericoloso. Perché abbiamo voluto ricordare queste cose che sono scritte in una sentenza? Perché un comportamento, se non ricordo male, definito improvvido e spregiudicato. Il comportamento improvvido e spregiudicato, secondo quei giudici,
fu quello di cercare l'interlocuzione con Cosa Nostra, sì, e quei giudici dicono che quel comportamento, benché finalizzato a cercare di fermare le stragi, in realtà ne provocò altre. Non fermò il sangue, ma provocò altro sangue. Ma detto questo, e per tornare alla mancata perquisizione e a quello che dicono quei giudici a casa di Rina, io mi chiedo, e soprattutto quello che i giudici dicono sul fatto che parte dello Stato abbia favorito la latitanza di Provenzano, mi chiedo, ma in che paese viviamo? È un paese che ormai nasconde perfino il contenuto delle sentenze assolutorie. Di certe vicende non si deve parlare. C'è stato il silenzio assoluto e qualche volta chi ha parlato ha mistificato i fatti, si è inventato che i fatti che i PM del processo trattativa avevano voluto provare fossero inesistenti. Invece anche quella sentenza, seppur di assoluzione, afferma e giunge a conclusioni così forti. Una parte dello Stato ha favorito la latitanza di Provenzano, ma in quel periodo Provenzano, è accertato da altre sentenze definitive, ha anche ordinato l'uccisione di altre persone. In quel periodo Provenzano gestiva gli appalti per conto di Cosa Nostra, in quel periodo Provenzano coordinava l'attività estorsiva di Cosa Nostra. Com'è che in Italia non si è, tra virgolette, scatenato un dibattito a livello politico, a livello giornalistico, a livello sociale, su una conclusione di questo genere? Si è preferito nascondere i fatti piuttosto che confrontarsi con i fatti per capire se questi fatti e queste conclusioni siano intanto esatte e se poi se quello che è descritto è compatibile con uno Stato di diritto. Può una ragione di Stato non dichiarata e quindi a mio avviso assolutamente fuori dal diritto portare una parte dello Stato ad allearsi con una parte della mafia per contrastare un'altra parte della mafia? Di questo dovremmo discutere, ma in Italia si preferisce ormai completamente omettere di confrontarsi con certe questioni. E mi lasci dire un'ultima cosa. Come facciamo, se noi non parliamo di queste cose, a pretendere, e se noi ce la facciamo scivolare come l'acqua sul marmo, a pretendere che imprenditori, commercianti, cittadini che vivono le vessazioni della mafia quotidianamente trovino la forza e il coraggio di denunciare? Noi li dobbiamo incoraggiare a denunciare, però lo Stato deve dare per primo l'esempio di chi a nessuna condizione tratta con la mafia e con i mafiosi, per nessun motivo. Senta, quando le ho detto, visto che ne parlano i pentiti, non è una, diciamo, conclusione nostra, quando ho detto prima che questo archivio di Totò Riina, secondo molti collaboratori di giustizia, sarebbe finito nelle mani di Matteo Messina Denaro, e l'ho definito la sua assicurazione sulla latitanza, che cosa significa tutto questo? Cioè, che cosa questo ha garantito i suoi 30 anni di libertà? Mi attengo ai fatti. I fatti sono quelli che un collaboratore che ha fatto parte della commissione provinciale, che è stato il braccio destro di Provenzano, poc'anzi lo ha ricordato lei nel servizio, Antonino Giuffrè, ha detto che tutti gli altri componenti della commissione provinciale e regionale di Cosa Nostra sapevano che dei documenti importanti che Riina aveva custodito anche in quel covo che non era stato perquisito erano comunque finiti nelle mani di Matteo Messina Denaro, e questo rappresentava non soltanto, tra virgolette, loro ritenevano un'assicurazione per la sua latitanza, ma soprattutto un'arma di ricatto e di pressione enorme. Certo. E la forza della mafia non è soltanto ovviamente quella delle bombe, quella dei Kalashnikov, quella della violenza, ma è anche quella del ricatto nei confronti di chi la mafia la dovrebbe contrastare. Ho sbagliato a dire prima che, diciamo, a nostro giudizio ci sono molte persone che stanno tremando in questo momento. Secondo me non ha sbagliato. Io dico soltanto questo, anche qui cerco di attenermi ai fatti. Matteo Messina Denaro è un uomo che è a conoscenza
di tante vicende ancora coperte dal mistero. Intanto è stato un rappresentante apicale, quindi il capomafia, allora, della provincia di Trapani. Aspetti che la fermo, perché questi sono passaggi importanti e non voglio interromperla. Do la pubblicità, torniamo fra qualche minuto, ma stiamo facendo, secondo me, una ricognizione importantissima che credo possa rispondere anche a molti interrogativi che la gente si pone rispetto a quello che è accaduto, al di là del colore, al di là di tutto, e soprattutto anche, e sottolineiamolo, della fondamentale, straordinaria vittoria delle forze dell'ordine che hanno assicurato la giustizia a Matteo Messina. Procuratore Di Matteo, sono immagini che continuano a fare impressione. Certo, c'è una bella differenza tra, gli occhi spaventati di Riina e la tranquillità di Matteo Messina Denaro, il quale, secondo il procuratore di Palermo, ha goduto della protezione della cosiddetta, lui l'ha chiamata la mafia borghese. Però lei poi, in una intervista, in un commento, ha detto: la mafia borghese sì, ma c'è sicuramente qualcosa di più alto, che in qualche modo, lei ha anticipato in questo libro scritto con Saverio Lodato, Il patto sporco e il silenzio, no? Cioè Matteo Messina Denaro era il depositario di questi segreti, la sua assicurazione in qualche modo, se vogliamo dire così, sulla libertà, grazie al fatto che appunto c'era chi doveva temere moltissimo da eventuali sue rivelazioni. Il procuratore De Lucia, con la sua grande esperienza e professionalità, sa bene che cosa è la borghesia mafiosa. Si è occupato di molti processi che hanno accertato come tra gli uomini di Cosa Nostra ci siano anche medici, imprenditori, colletti bianchi, e si è occupato, spesso ce ne siamo occupati insieme, di indagini e processi le quali è venuto fuori che altri colletti bianchi, pur non essendo organici a Cosa Nostra, comunque hanno consapevolmente contribuito al conseguimento degli scopi criminali dell'organizzazione mafiosa. Che intendeva lei quando ha detto sì, ok, però c'è anche qualcosa di più, dobbiamo guardare più in alto? Intendevo semplicemente dire che non dobbiamo dimenticare quanto è accaduto in passato. Non dobbiamo, per esempio, dimenticare quanto è accaduto a proposito della latitanza di Provenzano. Adesso non parlo io, ma parlano i giudici di appello del procedimento della trattativa Stato-Mafia, cioè quei giudici che pure hanno assolto alcuni degli imputati istituzionali. Condannando i mafiosi. Quindi sono le parole di quei giudici, non di giudici apertamente e acriticamente schierati sulla tesi del PM. Che cosa scrivono nella motivazione della sentenza quei giudici? Che a un certo punto quegli alti ufficiali del ROS di allora, che avevano intrapreso il dialogo a distanza per il tramite di Vito Ciancimino con la mafia, hanno ritenuto per alcuni anni di favorire la latitanza di Provenzano. Dice la sentenza: per indicibili ragioni di interesse nazionale, cioè perché in quel momento si riteneva che lasciare libero Bernardo Provenzano fosse funzionale a garantirne la forza e la potenza rispetto ad un altro schieramento, che era quello di Riina, che era quello, quello a quel punto di Matteo Messina Denaro, dei fratelli, certo, Graviano. Si dice in quella sentenza che in quel momento lo Stato si alleò in qualche modo con un nemico per contrastare un nemico ancora più pericoloso. Perché abbiamo voluto ricordare queste cose che sono scritte in una sentenza? Un comportamento, se non ricordo male, definito improvvido e spregiudicato. Il comportamento improvvido e spregiudicato, secondo quei giudici, fu quello di cercare l'interlocuzione con Cosa Nostra, sì, e quei giudici dicono che quel comportamento, benché finalizzato a cercare di fermare le stragi, in realtà ne provocò altre. Non fermò il sangue, ma provocò altro sangue.
Ma detto questo, e per tornare alla mancata perquisizione e a quello che dicono quei giudici a casa di Rina, io mi chiedo, e soprattutto quello che i giudici dicono sul fatto che parte dello Stato abbia favorito la latitanza di Provenzano, mi chiedo, ma in che paese viviamo? È un paese che ormai nasconde perfino il contenuto delle sentenze assolutorie. Di certe vicende non si deve parlare. C'è stato il silenzio assoluto e qualche volta chi ha parlato ha mistificato i fatti, si è inventato che i fatti che i PM del processo trattativa avevano voluto provare fossero inesistenti. Invece anche quella sentenza, seppur di assoluzione, afferma e giunge a conclusioni così forti. Una parte dello Stato ha favorito la latitanza di Provenzano, ma in quel periodo Provenzano, è accertato da altre sentenze definitive, ha anche ordinato l'uccisione di altre persone. In quel periodo Provenzano gestiva gli appalti per conto di Cosa Nostra, in quel periodo Provenzano coordinava l'attività estorsiva di Cosa Nostra. Com'è che in Italia non si è, tra virgolette, scatenato un dibattito a livello politico, a livello giornalistico, a livello sociale, su una conclusione di questo genere? Si è preferito nascondere i fatti piuttosto che confrontarsi con i fatti per capire se questi fatti e queste conclusioni siano intanto esatte e se poi se quello che è descritto è compatibile con uno Stato di diritto. Può una ragione di Stato non dichiarata e quindi a mio avviso assolutamente fuori dal diritto portare una parte dello Stato ad allearsi con una parte della mafia per contrastare un'altra parte della mafia? Di questo dovremmo discutere, ma in Italia si preferisce ormai completamente omettere di confrontarsi con certe questioni. E mi lasci dire un'ultima cosa. Come facciamo, se noi non parliamo di queste cose, a pretendere, e se noi ce la facciamo scivolare come l'acqua sul marmo, a pretendere che imprenditori, commercianti, cittadini che vivono le vessazioni della mafia quotidianamente trovino la forza e il coraggio di denunciare? Noi li dobbiamo incoraggiare a denunciare, però lo Stato deve dare per primo l'esempio di chi a nessuna condizione tratta con la mafia e con i mafiosi, per nessun motivo. Senta, quando le ho detto, visto che ne parlano i pentiti, non è una, diciamo, conclusione nostra, quando ho detto prima che questo archivio di Totò Riina, secondo molti collaboratori di giustizia, sarebbe finito nelle mani di Matteo Messina Denaro, e l'ho definito la sua assicurazione sulla latitanza, che cosa significa tutto questo? Cioè, questo ha garantito i suoi 30 anni di libertà? Mi attengo ai fatti. I fatti sono quelli che un collaboratore che ha fatto parte della commissione provinciale, che è stato il braccio destro di Provenzano, poc'anzi lo ha ricordato lei nel servizio, Antonino Giuffrè, ha detto che tutti gli altri componenti della commissione provinciale e regionale di Cosa Nostra sapevano che dei documenti importanti che Riina aveva custodito anche in quel covo che non era stato perquisito, erano comunque finiti nelle mani di Matteo Messina Denaro, e questo rappresentava non soltanto, tra virgolette, loro ritenevano un'assicurazione per la sua latitanza, ma soprattutto un'arma di ricatto e di pressione enorme. Certo. E la forza della mafia non è soltanto ovviamente quella delle bombe, quella dei Kalashnikov, quella della violenza, ma è anche quella del ricatto nei confronti di chi la mafia la dovrebbe contrastare. Ho sbagliato a dire prima che, diciamo, a nostro giudizio ci sono molte persone che stanno tremando in questo momento. Secondo me non ha sbagliato. Io dico soltanto questo, anche qui cerco di attenermi ai fatti. Matteo Messina Denaro è un uomo che è a conoscenza di tante vicende ancora coperte dal mistero. Intanto è stato un rappresentante apicale, quindi il capomafia, allora, della provincia di Trapani. Bene,
Io voglio dire per chi ci sta ascoltando che poi sentiremo anche altri due magistrati importantissimi. Uno è Gianfranco Donadio, che ha collaborato alla stesura della relazione della Commissione Antimafia, in cui si parla proprio della presenza delle entità esterne nelle stragi di mafia, e poi il procuratore Luca Tescaroli, che a Firenze in questo momento ha in mano le inchieste sulle stragi. Ma intanto vorrei che ci collegassimo con il collega Saverio Lodato da Palermo, che insieme a lei, Di Matteo, ha scritto questo libro, Il patto sporco e il silenzio, e che al quale io vorrei chiedere, visto che hai ascoltato, credo, buona parte se non tutta la trasmissione fino adesso, io insisto molto su che cosa Matteo Messina Denaro sa e perché dal tuo punto di vista è considerato il garante di quel patto sporco tra Cosa Nostra e pezzi delle istituzioni. Buonasera Andrea, sono molto contento di avere l'onore questa sera di parlare subito dopo il dottor Nino Di Matteo, con il quale negli ultimi anni mi è capitato di percepire e oserei dire convivere il tremendo isolamento in cui si è trovato per avere istruito insieme ad altri magistrati di Palermo il processo sulla trattativa Stato-mafia. È una cosa che ci tengo a sottolineare perché in questi 5-6 anni il magistrato Nino Di Matteo è stato isolato, tacitato, ostacolato nella sua attività professionale e nella sua carriera. E qui mi permetto di fare una parentesi che c'entra molto con le cose di cui stiamo parlando questa sera. Si parla spesso della borghesia mafiosa ricorrentemente in questa città. E noi pensiamo che per borghesia mafiosa si debbano intendere esclusivamente medici, infermieri, portantini, qualche impiegato di banca che gira la testa dall'altra parte quando deve cambiare un assegno che puzza. No, la borghesia mafiosa è composta anche da cervelli di questo paese, nel campo culturale, nel campo intellettuale, nel campo universitario. Prendiamo per esempio il fatto che per 5 anni Di Matteo è stato considerato da fior di intellettuali di questa città e non solo l'autore di una boiata pazzesca. E questi intellettuali che andavano e vanno, ahimè, per la maggiore, anche storici di grido che si sono occupati di storia della mafia, dicevano per esempio che era ed è una leggenda metropolitana il fatto che gli americani, quando nel 1943 sbarcarono in Sicilia, si rivolsero alla mafia e segnatamente a Lucky Luciano per avere una copertura, dovendo venire in Sicilia proprio negli ambienti mafiosi. Bene, a me è capitato in questo paese, che cita Leonardo Sciascia un giorno sì e un giorno no, imbattermi in una frase di una conversazione di Leonardo Sciascia con il giornalista che ormai non c'è più, Domenico Porzio, in cui Leonardo Sciascia dice testualmente in due righe: gli americani arrivarono con l'elenco dei mafiosi in tasca, i sindaci di quasi tutti i paesi furono scelti tra i mafiosi. Ma questa noi è storia. Abbiamo professori università. No, è storia ma è attualità, è la borghesia mafiosa che in questi anni ha avvertito la mafia come la avvertono tutti i palermitani, perché due sono le cose. O uno la mafia la conosce, come la conosce il dottor Di Matteo per motivi del suo lavoro, o la respira.
A Palermo c'è chi la respira e la sente sotto forma di puzza e c'è invece chi la sente sotto forma di profumo. Chiusa questa parentesi. Sì, andiamo su Matteo Messina Denaro. Questo che state inquadrando. Matteo Messina Denaro, bene. Nino Di Matteo diceva giustamente che Matteo Messina Denaro è figlio di Francesco Matteo Messina Denaro, soprannominato Ciccio, capo della famiglia di Castelvetrano e nel Trapanese fino a quando morì nel 1998. Da latitante. Allora, è bene sapere che anche il da latitante, la famiglia di Francesco Matteo Messina Denaro, quando morì Ciccio, il papà di Matteo, quello del Rolex e del giubbotto da 10.000 euro, lo vestì di tutto punto, con una camicia immacolata, con un vestito grigio molto elegante, con delle scarpe di vernice nera e lo fece trovare apparecchiato in un letto all'interno di una delle campagne della provincia di Trapani per dare al mondo mafioso il segnale che era morto nel suo letto e che non lo aveva soppresso lo Stato. Ma c'è di più. E torniamo all'attualità. Tutto questo accadeva nei feudi, nelle proprietà terriere della famiglia Dalì e l'onorevole Dalì alla vigilia di Natale del 2022, cioè pochi mesi fa, è stato condannato in maniera definitiva dalla Cassazione a 6 anni per associazione mafiosa dopo aver trascorso 20 anni in cui veniva assolto, processato, archiviato fino a quando invece è stato definitivamente condannato. La famiglia Dalì era ed è stata proprietaria nel Trapanese di un'intera banca, il Banco Sicula, la Banca Sicula. La provincia di Trapani negli anni 70 era la provincia italiana che aveva il maggior numero di sportelli bancari, il maggior numero di logge massoniche, e a questo si riferiva anche Di Matteo, e che vedeva la presenza di apparati dello Stato deviato, vedasi Gladio, perché, come diceva Giovanni Falcone, la provincia di Trapani era la Svizzera della mafia, dove la magistratura si guardava bene dal mettere in naso. Saverio, insieme Saverio, alla magistratura, la Saverio, polizia. Saverio, ti fermo un attimo. Prego. Perché, sai, qui stiamo cercando di dare una risposta nei limiti del possibile ai quesiti che la gente si sta facendo in questi giorni, in queste ore, rispetto a una, diciamo, tentativo da parte di alcuni di rendere Matteo Messina Denaro un mafioso, diciamo, ormai dismesso, ormai in pensione, ormai poco importante, mentre da un'altra parte sappiamo che gestisce un patrimonio di almeno 4 miliardi di euro e che i suoi interessi non si sono mai consumati, anzi li ha, diciamo, coltivati nell'arco di questi 30 anni. Però la domanda che voglio farti, che ho fatto anche prima al dottor Di Matteo che è qui, sì, 30 anni sono un tempo infinito, in una dimensione che non è più quella dei 20 anni e passa in cui Totò Riina e Provenzano sono rimasti latitanti. Cioè oggi gli strumenti, le possibilità, ci sono, diciamo, una serie di opzioni che francamente spiegano poco la possibilità per un mafioso di sparire, cioè di rendersi invisibile, ma visibile continuando a stare praticamente a casa sua, perché abbiamo visto che, diciamo, addirittura si muoveva con estrema facilità in questo paese dove hanno scoperto 2 dei suoi covi e chissà quanti altri ce ne stanno, e la gente, diciamo, faceva un po' finta di non vederlo. Ma
Ma noi non potevamo pretendere, purtroppo, da ingenui, che in questi 30 anni, all'indomani delle stragi di Capaci e via D'Amelio, ma soprattutto di quelle del 93, cioè di Firenze, di Milano e di Roma, Matteo Messina Denaro venisse arrestato, come si dice, a botta calda, perché è lui che sceglie in quelle 3 città i luoghi simbolici, evocativi, dove dovevano essere fatti gli attentati. Prima considerazione. Seconda considerazione. In quelle 3 stragi, in cui morirono in totale 10 persone, per la prima volta apparentemente la mafia va all'estero, va in continente. In Sicilia noi abbiamo avuto tante stragi di mafia, abbiamo avuto la strage di Ciaculli, abbiamo avuto la strage di Pizzolungo per assassinare il giudice Carlo Palermo, abbiamo avuto la strage Chinnici, la strage dalla Chiesa. Queste sono le prime 3 stragi che accadono al di là dello stretto, e questa è la prima volta in cui la mafia non regola conti con rappresentanti dello Stato, perché muoiono 10 persone in totale, tra le quali anche 2 bambine che erano persone innocenti, ma non perché Falcone e Borsellino fossero colpevoli, ma semplicemente perché Falcone e Borsellino facevano parte di quel gioco grande di cui lo stesso Giovanni Falcone parlava, e quindi poteva starci. Quella è la prima volta in cui la mafia decide qualcosa di diverso. Ti fermo adesso, ti fermo. Procuratore Di Matteo, possiamo considerare la strage di via D'Amelio come una sorta di paradigma dei misteri di tutte le stragi che poi vedremo? Sicuramente sì, perché innanzitutto la caratteristica principale di quella strage è data dal fatto che dopo la strage di Capaci tutti prevedevano che il prossimo bersaglio potesse essere Paolo Borsellino, e però la strage è stata fatta. E come ricordavo poco fa, rispondendo ad un'altra sua domanda, non tutti in Cosa Nostra erano convinti di farla e di farla in quel momento. No, anzi, cioè, quando uscirono dalla riunione qualcuno disse di Riina, questo è pazzo, ci vuole rovinare. Esattamente. Ma evidentemente, come Riina ha assicurato in quella riunione, ci fu un fattore scatenante che provocò un'accelerazione improvvisa della strage. E questa è la prima anomalia. L'altra, il depistaggio parte 1 minuto dopo l'esplosione, con la sottrazione dell'agenda rossa, ripetendo un cliché che purtroppo ha riguardato tanti altri omicidi eccellenti: la sparizione delle carte dalla cassaforte della villa che abitava il generale Dalla Chiesa a Palermo, subito dopo l'omicidio di via Carini. Cioè mentre uccidevano Dalla Chiesa svuotavano la sua cassaforte. Mentre uccidevano Falcone, qualcuno si occupò di manomettere i file del suo computer al Ministero a Roma. Dove si parlava di Gladio. Dove si parlava, tra le altre cose, anche di Gladio. Mentre, ancora in maniera drammatica, via D'Amelio era il teatro di quel assurdo inferno, qualcuno si preoccupava di sottrarre l'agenda rossa dalla borsa di Paolo Borsellino. È come se scattasse... Eccola qua, questa è la borsa, e poi dalla borsa sparisce l'agenda. Esattamente. È come se qualcuno si preoccupasse sempre di controllare se la vittima era in grado di capire o dimostrava di aver capito qualcosa che doveva restare nel campo dell'indicibile. E quando si parla di sottrazione dell'agenda rossa, sulla base dell'esperienza non soltanto di quel processo, ma di tanti processi di mafia, è veramente difficile pensare
che la sottrazione possa essere stata opera di mafiosi. Accanto ai mafiosi hanno agito elementi estranei a Cosa Nostra che si sono preoccupati immediatamente di cancellare eventuali tracce utili a capire quello che aveva provocato l'accelerazione della strage di Borsellino. Potevano essere tanti fattori sui quali non voglio, diciamo, intervenire perché non posso entrare nel merito di indagini che altre procure stanno portando avanti, ma è stato quello l'inizio del depistaggio. E oggi sa quale, mi permetto di dire, è un depistaggio continuo e permanente? Sì. È il fatto di ritenere e di dire, di scrivere, che noi su quella strage non sappiamo nulla, che tutto quello che è stato fatto a Caltanissetta è stato viziato prima di Spatuzza e che quindi nei primi tre processi non si è accertato nulla. Non è vero. Ci sono 24 sentenze di condanna, e non sono poche, che non hanno mai avuto l'ombra del dubbio, che sono passate in giudicato e non sono state revocate ovviamente nemmeno dopo le importantissime dichiarazioni di Spatuzza. Guardi, in questo paese certe volte si ha paura di dire che noi sappiamo troppo delle stragi e si dice che non sappiamo nulla. In realtà sappiamo quel che basta per continuare, per approfondire, per andare avanti. Dire che non si sa nulla non sempre corrisponde alla verità e alcune volte purtroppo è funzionale anche a non andare avanti. Allora io la ringrazio, la saluto. Grazie per l'ascolto. Tutti i podcast di La 7 sono disponibili su www.lasette.it/podcast.